Siamo nella meravigliosa location del borgo di Mustonate, Beppe. È vero, proprio il regno dei piaceri campestri, alle porte della città di Varese. E siamo con la magnifica Renault Zoe, è proprio nata elettrica e elettrica sempre di più e progredita. Addirittura questa è la terza generazione con 27 cavalli in più rispetto alla precedente e con un motore elettrico davvero straordinario, perché riesce tra l'altro a garantirti un'autonomia lunghissima, cioè 395 km senza fare nessuna ricarica. Ecco, io tra poco proverò questa meraviglia e vedremo che emozioni mi trasmetterà. Sarai contentissima, vedrai. Ecologica, tanto è vero che siamo nel posto giusto, proprio nel verde. Andiamo, andiamo a bordo. Andiamo. Beppe, ma è silenziosissima. È una 100% elettrica. ZE sta per emissioni zero. Nel modo più assoluto. Ma a me ha stupito anche le dotazioni in abitacolo, cioè dotazioni che garantiscono sicurezza e comfort, un nuovo schermo con il sistema multimediale da 10 pollici a sviluppo verticale con cui si può collegare tra l'altro quest'auto con il telefonino mediante l'app My Renault. No, ma io devo dire invece, Beppe, che io, sì, essendo la prima volta che la guido, è comodissima, semplicissima. È la numero uno per quanto riguarda la tecnologia, cioè la tecnologia ecocompatibile al 100%. Ma non dimentichiamo un elemento base, che è Zoe terza generazione, ha nuove cromature, i fari full LED, i gruppi ottici tra l'altro posteriori di nuovo disegno. Un design esterno molto piacevole, che con il pregio di fare apparire questa elettrica di segmento B con una forma fluida, ha anche l'eccellente pregio di dare questa immagine di sfiorare l'asfalto proprio. Assolutamente sì. Credo che questa macchina sia adatta a tutti, ma anche alle donne. È proprio una macchina, secondo me, che ti dà sicurezza e anche una bella estetica, perché sappiamo che noi donne guardiamo sempre quello anche. Se si sfrutta la vettura durante il giorno, dicevamo, la notte si ricarica in garage con 7 kW e bisogna mettere in conto un tempo di circa 9 ore, mentre da una colonnina di 22 kWh sono sufficienti 3 ore e mezza. Ecco, con le colonnine rapide, addirittura come quella alla Inate lungo l'autostrada Milano-Laghi, quella è di 40-50 kW, l'operazione addirittura richiede solo 30 minuti per andare a metà di rifornimento. Il bello di Zoe è che i costi sono davvero limitatissimi. Ecco. Io direi che è una macchina fenomenale, Beppe. Grazie per avermi dato la possibilità e l'idea di provarla. Quella, che meraviglia, che meraviglia. Beppe, dove sei? È bello sentire il tuo entusiasmo, perché proprio era l'entusiasmo, proprio tipico da varesotto, da milanese. Quella, che meraviglia. Quando ho così percepito proprio il feedback, come dicono gli eruditi, di persone che non conoscevano assolutamente vetture elettriche, provano Zoe e escono dall'abitacolo estasiati. Assolutamente sì, anche perché è semplicissima, tiene bene la strada e mi ha dato veramente un senso di sicurezza. Mi è piaciuta tantissimo. Renault Paglini. Ci trovi a Castellanza, Gallarate, Azzate, Varese e su renaultpaglini.it.